ogni giorno tra le 7 e le 8. Un saluto a quanti ci stanno ascoltando in FM da buona parte del meridione d'Italia, perché le nostre frequenze lo coprono. Ma ce ne sono tanti altri in tutto lo stivale e anche fuori. Il mio pensiero va in maniera particolare alle coloniette italiane in Svizzera, Germania, Lussemburgo, Inghilterra. Ci sono amici lì che ci ascoltano, e ci ascoltano grazie all'app, perché sempre più persone scaricano l'app di Radio CRT. È semplice per iOS e Android ed è gratis, quindi mi raccomando, voi che lo avete già fatto, avete downloadato, come si direbbe, la nostra app, esortate gli altri a farlo. Io sono con una persona speciale, una persona appetitosa, squisita, e capirete subito perché è chef Antonio Biafora. Buongiorno maestro. Buongiorno. Buongiorno e tanti maestro, auguri. Senza maestro. Ecco, fai professione di umiltà, Antonio. Eppure, secondo la guida Michelin, tu sei già un maestro, perché il nostro Antonio Biafora, a cui facciamo gli auguri veramente di cuore, è stato insignito della prestigiosissima e ambitissima stella Michelin nel corso della 67esima edizione della Guida Ristoranti 2022 della stessa Michelin. Beh, ti faccio una domanda ovvia intanto, Antonio, ma te l'aspettavi? Beh, no, in realtà no, anche perché noi non lavoriamo per il riconoscimento, noi lavoriamo per i nostri clienti, quindi... È una bella cosa, non era il nostro obiettivo principale, però sicuramente fa molto molto piacere, sicuramente è la consacrazione di un sogno. Senti, tu hai detto noi non lavoriamo per conseguire la stelletta, il riconoscimento, ma per i nostri clienti. Una cosa che mi ha molto colpito, no? Dovrebbe essere così, e invece non è sempre così, oh. No, purtroppo no. C'è chi magari rincorre, no, il premio, chi rincorre l'incoronazione, e questo probabilmente lo distrae, no? Sì, però poi così diventerebbe un progetto triste. Un progetto di ILE è quello di lavorare sul territorio, quello di andare ad abbracciare tutti i fornitori locali, dare la possibilità ai giovani calabresi di restare in Calabria. Ed è finalizzata appunto a far star bene le persone che ci vengono a trovare in fila, quindi a creare una nuova immagine della fila, che non è solo quella della montagna dove ti mangi la salsiccia, le patate spesso bruciacchiate e bene. Basta. Oh, Antonio Biafora riceve la stella Michelin soltanto qualche giorno fa, ma è al centro delle cronache culinarie nazionali e internazionali da tantissimo tempo, e di questo e di altro avremo modo di parlare tra un pezzo e l'altro, come nella consuetudine di Floro in tanti minuti, nella giornata odierna. Per adesso rinnoviamo il nostro benvenuto a chef Biafora e a tutti voi che vi state man mano collegando su Radio Cero. Morning Show Floro in tanti minuti, condotto dal qui presente Ugo Floro. Chef Antonio Biafora, reduce dalla stella Michelin che gli è stata conferita nel corso della 67esima edizione della Guida Ristoranti 2022 della stessa prestigiosa Michelin. Antonio è una persona assolutamente umile, è una persona che già da tempo è sulle cronache importanti nazionali e internazionali del gran ben mangiare. Antonio, tu hai fatto capire in alcune dichiarazioni che hai rilasciato nei giorni scorsi che sì, è un premio al tuo ristorante, alla tua azienda, ma anche alle tante maestranze e soprattutto a quella filiera agroalimentare che poi sostiene la tua di azienda, così come tante altre. E non lo hai dichiarato così per dire una cosa retorica, ma è proprio questa la realtà, vero? Eh sì, perché non avrebbe senso altrimenti potrebbe essere ovunque questo ristorante, invece in fila deve parlare di fila, deve parlare di Calabria, deve raccontare le persone che ci vivono, i ragazzi che ci lavorano. Ci parli del tuo ristorante, Antonio, un attimino. Allora, ILE nasce nel gennaio 2020, quindi due mesi prima della famosissima ormai pandemia. Quindi in realtà anche se aperto da un anno e mezzo proprio di attività reale, siamo giovanissimi, abbiamo meno di un anno di attività.
Nasce all'interno del retorto di famiglia ed è uno dei due ristoranti attualmente aperti, ed è appunto il ristorante gourmet, il ristorante gastronomico della nostra offerta ricettiva. Ile c'ha soltanto 4 tavoli, quindi fondamentalmente anche con 8 coperti saremo già al completo. E la particolarità è che non è un ristorante con cucina a vista, ma un ristorante con cucina completamente aperta. Quindi è come se tu mangiassi realmente in cucina. Ah, quindi un po' come si fa in tutte le case calabresi fondamentalmente. Per cui c'è proprio la possibilità per il cliente di istruirsi, no? Di capire. No, più che di istruirsi, di vedere effettivamente quello che facciamo. I processi di preparazione. Di rompere proprio quel muro, non solo fisico, che c'è tra cuoco e cliente. Ma ti capita, cioè, questo avere a che fare con i clienti in maniera ravvicinata, sebbene riscaldi il rapporto, no? Non espone lo chef, il maestro, che deve stare sempre molto concentrato, alla possibilità e al rischio che ci sia qualche cliente, diciamolo pure, rompicoglione, che chieda un po' troppo, che distrae. Quello fa parte del rischio. Cioè uno che ti rompe le palle continuamente. Senti, ma come si fa così? Cioè, rischia di distrarti. Per giocare in Serie A non devi aver paura del difensore. È vero. Che è duro. Ma poi magari tu scarichi ad altri tuoi collaboratori e continui per la tua strada. No. Antonio è persona, lo dicevamo, modesta, assolutamente disponibile e ama spiegare i processi esecutivi, i processi proprio che riguardano la preparazione delle sue grandi trovate gastronomiche, proprio a chi ha la possibilità, il privilegio di andarlo a trovare. Rimani con noi, caro chef. Sì. Perdonami, dicevo che non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche raccontare chi c'è dietro quel piatto, chi la storia, la storia. Rimanete con noi, chef Antonio Biafora, Stella, curata da Gibotti, dal nostro coordinatore Adriano Mollo. Voi siete insieme ad Ugo Floro, che oggi sta intervistando un ospite d'onore, chef Antonio Biafora, recentemente diventato stellato grazie al conferimento di questo importante riconoscimento da parte della guida Michelin. Ci stava raccontando la sua storia, in breve, Antonio Biafora, ci stava raccontando di questo ristorante, di questo scrigno di meraviglie gastronomiche che è l'Ile di San Giovanni in Fiore. Antonio, non è stato un po' rischioso investire, ecco, aprire, no, questo tempio di cucina gourmet nel cuore della Sila? Non perché la Sila non sia assolutamente affascinante, anzi è meta di tantissimo turismo, ma magari ci sono periodi dell'anno dove si rischia un po', no, di non avere quel flusso di persone che potrebbero, no, venire. Cioè è stato un po' un rischio? Allora, teoricamente, cioè, praticamente sì, però in realtà è proprio questa la sfida, cercare di destagionalizzare il turismo in Sila. Sicuramente noi non viviamo di numeri, perché in struttura abbiamo soltanto 14 camere, soltanto 4 tavoli, quindi non abbiamo necessità di avere grandi numeri per essere pieni. Certo. Noi volevamo ampliare un po' quello che era il pacchetto ricettivo che c'è sul territorio, e questo era l'unico modo che conoscevamo per poterlo fare. Tu ovviamente rimani però legato al nazionale, all'Europa, perché è tanta l'esperienza, nonostante sia così giovane, che hai avuto anche in altri luoghi, vero? Sì, più che altro quello che ci caratterizza, ma non soltanto a me, ma tutti i ragazzi che vanno con me, è la curiosità. Quindi sì, è vero, tutti abbiamo fatto delle esperienze importanti in giro per l'Europa e non anche tanto in Italia, però poi non stiamo cimentando quello che abbiamo imparato. Questo è bello, è vero, ed è bello. Cerchiamo di filtrare attraverso la nostra creatività quelli che sono i nostri pensieri fondamentalmente, e andare a mettere in un piatto, passando sempre dalla fila. Antonio, ma esistono le prime colazioni gourmet? Perché noi siamo in un orario abbastanza importante, abbastanza emblematico da questo punto di vista, no? Cioè si può fare qualcosa di importante e guadagnarsi la stella anche alla prima colazione? No, teoricamente non c'è la stella per la prima colazione, però noi la curiamo
bene, abbiamo tre persone in pasticceria che si occupano, tra le altre cose, anche della colazione. Quindi tutto ciò che facciamo è stato fatto secondo un criterio ben preciso, sia dall'acquisto del materiale prima, sia sulla realizzazione. Quindi proprio definirla gourmet mi sembra un po'... un po' eccessivo, però potrebbe essere fatta bene, potrebbe fatta essere un'idea bene. Lo sai perché te l'ho chiesto? Perché io ho fatto colazione diciamo da Biafora molto spesso, ho alloggiato lo dico tranquillamente in questa bellissima fonte di benessere che è Resort Biafora, e le prime colazioni erano abbastanza originali, con i biscotti curati nei minimi particolari, anche lo yogurt fatto in casa, no? Quindi tutto profumava di artistico, no? C'era un tocco di gourmet. Ecco perché ti chiedevo se anche la prima colazione può essere gourmetizzata. Diciamo, fatta bene sicuramente, fatta con la testa altrettanto. Gourmet nel senso gastronomico, nel senso di fare un percorso ancora, mi sembra un po' eccessiva come cosa. Però Antonio, ho la speranza di averti dato un'idea, Sì, assolutamente. Così verremo a assaggiare anche le tue prelibatezze a partire proprio dalla prima colazione. Rimanete con noi, c'è Antonio Biafora, chef Antonio Biafora da San Giovanni in Fiore a Radio CRT in Floro in tanti minuti. Biafora ci sta raccontando di se stesso, di questo successo che ha colto pochi giorni fa e che ha unito la Calabria in un abbraccio. Io ho letto tantissime manifestazioni d'affetto alla tua persona, alla tua famiglia. A Lille, questo ristorante bellissimo che hai avviato nel cuore della Sila. Antonio, tu però non fai soltanto professione di modestia, lo sei davvero, e sono convinto che dividi questo premio, questa stella Michelin, con tanti tuoi colleghi, con tante maestranze calabresi che si stanno facendo largo nella alta gastronomia, e ce ne sono tanti, vero? Sì, allora innanzitutto ci tengo a precisare che la stella non è mai lo chef ma è al ristorante. Bene, bravo. Quindi la stella non è di Antonio Biafora, ma la stella di Letterile, intendo, quindi non le mura ma tutti i ragazzi che ci lavorano. La passione. E tutto il contorno che c'è anche di chi non fisicamente non lavora niente, ma lavora al bistrò, alla spa, nelle camere, comunque parte del grande progetto che ci abbiamo. E soprattutto, come dicevo già prima, non si ferma soltanto alla struttura, ma tutte le persone che conferiscono tutti i nostri fornitori, tutti i nostri produttori che giornalmente scelgono la materia prima per noi e ci danno il meglio. Anche se poi la stella più bella, come dicevi prima, non è quella di Negroni, ma è quella dei clienti. Sì. Senti, per il 2022 Lille, questo tempio di piacere assoluto che hai aperto, che hai avviato, che cosa ci riserva, che cosa stai lavorando? Perché tu sei un motorino continuo. Allora, noi andiamo avanti nel nostro progetto, sia con che senza senso, non ci fermiamo adesso, anche se non ci posso spingere ancora di più. Quindi stiamo lavorando su tantissime cose. Non posso svelarle perché altrimenti si perde la magia, no? Assolutamente. Però abbiamo tante cose pronte, almeno pronte da mettere in gioco per il 2022. Facciamo che ogni tanto ti svegliamo e ce le racconti, eh? Assolutamente sì. Oh, un saluto alla tua famiglia, un saluto a tutti. Grazie. Coloro i quali lavorano all'Ile di San Giovanni in Fiore, ristorante premiato grazie soprattutto alla bravura di chef Antonio Biafora, che abbiamo avuto il piacere di avere qui con noi in diretta questa mattina. In bocca al lupo Antonio per altri successi, e ci rivediamo presto a San Giovanni in Fiore. Molto volentieri, grazie. Buona giornata. Vive emozioni appetitose, il caso di dire, quelle che ci ha reso poc'anzi Antonio Biafora, lo stellato chef calabrese, che è rimbalzato, insomma, no? Nelle cronache gastroculinarie non solo nazionali e internazionali, grazie appunto alla stelletta Michelin che ha acquisito dopo un grande, importante lavoro, che sta continuando, no? All'interno del ristorante Ile di San Giovanni in Fiore, nel cuore della Sila.
Mi piace vedere nella stella Michelin che è stata conferita ad Antonio Biafora, che è stato con noi fino a qualche momento fa, un incitamento, no? Ai tanti giovani che si avvicinano alla cucina, che la fanno con passione, che ci mettono tantissima determinazione ad andare avanti, perché la creatività, le filiere agroalimentari che vanno scoperte, sono cose davvero importanti che i clienti amano riscoprire, soprattutto quando queste filiere profumano di tradizione, profumano di natura, profumano di agricoltura bio. Tutto questo e tanto altro fa parte della fiaba, ecco, della fiaba gastronomica di chef Antonio Biafora, che è stato il protagonista tra un pezzo e l'altro di questo numero di Floro in tanti minuti, che adesso prosegue con la pietanza principale, la nostra grande musica qui su Radio CRT. Ugo Floro con voi, grazie per i saluti che ci mandate, anche l'affetto, diciamolo chiaramente, che ci tributate utilizzando le messaggerie dei nostri social, parlo di Instagram, Facebook in maniera particolare. A proposito, visitate le pagine di Radio CRT e quella di Floro in tanti minuti presente su Facebook. Se poi voleste contattare il sottoscritto, c'è anche il mio profilo, Ugo Floro. Ce ne siamo non moltissimi di Ughi Floro. Grazie, ripeto, a coloro i quali ci stanno scrivendo al 335-1221-469, molti dei quali, anzi tutti, hanno gradito l'intervento di chef Antonio Biafora, reduce dall'acquisizione con grande merito della stelletta Michelin. Speriamo di poterlo avere, anche perché gli abbiamo dato il consiglio di cominciare a pensare qualche prima colazione gourmet. Ecco, inizialmente chef Biafora si è mostrato scettico, poi però ha detto: beh, quasi quasi, caro Ugo, sai che inizio a pensare a qualcosa. E quindi noi aspettiamo le colazioni gourmet, anche perché l'orario, la fascia nella quale andiamo in onda si presta all'illustrazione di una colazioncina abbastanza particolare. Abbiamo fatto questo esperimento, devo dire, qualche giorno fa anche con un altro bravo chef, Marco Mattana, dalla osteria Palladio di Vicenza, e magari potremo continuare con qualche altro cuoco. Se avete amici cuochi che ci state ascoltando, delle proposte di prime colazioni originali, mandateci un messaggio alle pagine di Radio CRT o di Floro in tanti minuti, così vi contattiamo e ne parliamo in diretta. La diretta che però adesso mi sta letteralmente sfuggendo dalle mani, perché siamo in conclusione di questo ennesimo numero con il nostro Morning Show. Ad Ugo Floro non rimane far altro che stringervi, ringraziarvi per l'ascolto che ci avete accordato, come direbbero i conduttori di un tempo, e vi do l'appuntamento domani, sempre tra le 7 e le 8, su Radio CRT con Floro in tanti minuti. Dopo di me Gigino Grandinetti con il suo Gigi Show, poi dalle 9 alle 11 Anna Maria Esposito e poi dalle 11 in poi Matacchioni del Civico 111 Renato e l'amico Sacco. Ciao!